catastrofi naturali assomigliano alle guerre. Come sotto attacco, bruciano le case, i morti devono essere sepolti, i feriti curati, i bambini protetti, tutti devono avere un riparo, trovare da bere e da mangiare. Servono umanità e al tempo stesso una disciplina quasi militare. Un quartier generale che invia le risorse e coordina gli interventi e un'avanguardia che opera sul campo. Noi siamo ad Haiti dal 1999. Abbiamo una conoscenza del paese, non solo della capitale, direi più che buona. Stiamo rintracciando quasi 1000 bambini che sosteniamo a distanza. Lo verifichiamo con mano durante il terremoto di Haiti. Sull'isola, già stremata dalla povertà e dalla violenza prima della catastrofe, erano presenti poche organizzazioni non governative che operavano soprattutto nelle bidonville, una risorsa preziosa al momento della tragedia. Avzi c'era e noi abbiamo avuto modo di seguire il suo lavoro su due fronti, capendo così dal di dentro che cos'è un intervento umanitario. Stiamo facilitando il ricongiungimento familiare, abbiamo organizzato nei punti dove normalmente facciamo animazione e educazione per questi bambini dei rifugi provvisori, dei tendoni in cui i ragazzi possono trovarsi e continuare una vita tra virgolette normale. Carantre, bonjour, bonjour. Allez là-bas. C'è Simone, con noi Simone, c'è Simone. Queste sono le prime vere tende che ne montiamo in questo campo, in questo insediamento di persone. Vivono sotto dei lenzuoli praticamente. Abbiamo cercato di montare dei tendoni ma in una situazione molto precaria. Adesso la Protezione Civile ci regala queste tende che noi stiamo montando, ci insegnano a montarle in modo che poi possiamo proseguire il lavoro da soli. La comunicazione è costante, Fiammetta è lì e trasferisce ciò che tocca con mano all'Italia. Tu in questo momento sei in linea con Port-au-Prince? Sì, sono in linea con Port-au-Prince, sto chiedendo a Fiammetta se possiamo procedere con la spedizione del carico che abbiamo programmato nelle prossime ore. In collegamento con l'Italia, Fiammetta coordina il lavoro degli haitiani che casa per casa recuperano i feriti e i bambini rimasti soli. Cercano di capire chi è mancato, chi è in ospedale, chi può essere ricongiunto con chi. Cavini? Un coraggio. Questa è la casa della signora, come vedete hanno questi materassi, sono appoggiati su dei mattoni di cemento. I materassi glieli abbiamo dati noi, sono stati i primi aiuti che abbiamo potuto fornire. Ogni donna da sola con più di 3 bambini piccoli, cerchiamo di sostenerli quantomeno con il telone di plastica e i materassi. Qui la signora sta facendo da mangiare spaghetti, classico piatto haitiano, non molto nutriente visto che non c'è salsa, non ci mettono dentro un granché. Però insomma qualche cosa da mangiare almeno per oggi ce l'hanno. Ecco. Fiammetta questa notte ci ha comunicato quali erano i generi di cui aveva più necessità. In alcuni quartieri facciamo distribuzione di cibo che ci fornisce il World Food Program. E nelle altre situazioni facciamo proprio attività di animazione per i bambini, perché sono bambini che hanno vissuto in un paese che tra una guerra, una guerriglia, il maremoto del 2008, la presenza continua nelle strade di soldati, hanno subito un trauma psicologico importante. Questi sono i nostri ragazzi, gli assistenti sociali. L'idea è quella di fare un intervento di appoggio psicosociale in favore dei bambini vittime che sono ospitati all'interno del campo. Questi bambini sono già grandicelli, per cui spesso hanno dei neonati che sono affidati a loro, mentre i genitori escono a cercare da mangiare. Adesso stiamo cercando di sensibilizzare le famiglie a questa cosa in modo che ci diano i bambini per venire a giocare. Al quartier generale di Alsi a Milano, intanto, è un continuo afflusso di offerte. 1.000, 4.000, 300, ecco, le 312 sono le docine a distanza. Qua quanto ha raccolto? 11.000. 11.000 euro? 11.000 euro. In quanti giorni ha raccolto questi soldi? Beh, io sono partito da lontano, poi visto che c'è stata questa emergenza sono riuscito nel giro di 15 giorni a raccogliere questi soldi. Vogliamo fare adozioni di bambini da Haiti perché anche la maniera più precisa, più semplice, immediata e anche più continuativa nel tempo per aiutare certe situazioni. Se vi arrivano, non lo so, 100, 200, 1000 richieste di adozione a distanza su Haiti, voi siete in grado di farlo? In questo momento noi suggeriamo di donare soldi, perché
è la cosa più semplice con cui noi possiamo attrezzare, ricongiungere i bambini e riconoscere i bambini con nuove necessità. Credo che nell'arco di 2 o 3 mesi saremo anche in grado di dare dei nomi e dei cognomi di bambini da sostenere a distanza. La credibilità di una ONG non si costruisce da un giorno all'altro, è una questione di fiducia, sono rapporti che si consolidano nel tempo. E così, quando scatta l'emergenza, donare è più facile. La cosa di cui sono sicuro, proprio perché ho visto e toccato con mano, che il 90% di quello che viene raccolto va all'opera e il 10% so che serve per mantenere una struttura, perché ha dei costi. Comunque io vi garantisco che il 90% va all'opera. Questa è una donna con 4 bambini, questo è il suo ultimo nato, ha 1 anno, ancora non cammina da solo, però si tiene in piedi piuttosto bene, vedete l'ernia ombelicale, si vede benissimo, e è dovuta anche a uno dei fattori di malnutrizione, causa un poca capacità dei muscoli di tenere, quindi si producono queste ernie. L'adozione a distanza come funziona? Finiscono tutti i soldi in un calderone, poi vengono distribuiti e per ragioni, diciamo, un po' di marketing viene definito poi l'accoppiamento e la destinazione al bambino, oppure effettivamente quei 320 euro o quanti sono che una famiglia versa vanno a quel bambino? Ci sono varie modalità che le organizzazioni utilizzano. AVSI utilizza la modalità di indirizzare a un singolo bambino. Se non interveniamo rapidamente con cibo e con acqua potabile, questi bambini sono a gravissimo rischio di vita. Fiammetta è legata a questa gente, a quest'isola, da affetti profondi. Era arrivata qui per una missione breve e invece si è sposata con un haitiano, ha avuto un bambino. Non le piace il sensazionalismo di certi giornali. Si è parlato tanto di sciacalli dopo il terremoto, qualche volta a proposito, più spesso travisando il semplice bisogno di sfamare se stessi e le proprie famiglie. Io ho visto della gente che scavava in case che non erano la propria per cercare di salvare delle persone che avevano bisogno. Cercavano i vivi e non i morti. Quando trovavano i morti li mettevano da parte. Il numero dei morti è stato troppo alto perché i vivi si potessero occupare di loro. Io non ho visto questo aspetto della cosa. Ho visto una popolazione disperata che cercava di salvare il salvabile. E così, con le richieste di aiuto, in Italia arrivano anche informazioni di prima mano, non filtrate, più vicine alla realtà. Quello che stiamo anche vedendo è che c'è molta rete ovviamente tra le persone e che quindi anche gli adulti cercano di occuparsi proprio di tra di loro, insomma, di combinare e di riportare. Quindi c'è solidarietà in questo momento anche tra gli haitiani? Stiamo vedendo una grande solidarietà tra gli haitiani, sì. Informazioni raccolte da occhi certo non cinici, gli occhi profondi di chi vuol capire e mostrare non solo quello che può impressionare e in un modo o nell'altro far spettacolo. Queste che vedete qui davanti sono delle tavolette di argilla. Quando nella comunità non si trova più cibo o diventa troppo caro, anziché comprare la farina comprano dei sacchi di argilla, le impastano con l'acqua, un minimo di burro dentro, le fanno seccare al sole, riempie lo stomaco, spezza un po' la fame, fa malissimo alla salute ovviamente. Mangiare l'argilla per noi non è nemmeno immaginabile, eppure qui era così anche prima del terremoto e l'unico piccolo motivo di speranza è che ora che si sono accesi i riflettori, passata l'emergenza, Haiti non sia dimenticata.